Nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto pareggia per 1-1 contro l'Aprilia. I vantaggi laziali nella prima frazione con Olivera nella ripresa. Ciarcelluti pareggia per i biancazzurri. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo pochi minuti i laziani si portano in vantaggio. Infortunio di Mercorelli. Olivera da due passi non ha problemi a confezionare il vantaggio. Al 24esimo si affaccia il Pineto. Ciarcelluti innesca Minozzi. Cross dell'ex Tolentino, ma Verdesi non riesce a coordinarsi da ottima posizione. Nel primo dei 2 minuti di recupero, ancora il sopracitato Minozzi. Splendido tacco per Paoli, ma pallone fuori di un soffio. La ripresa inizia con i stessi 22 giocatori della prima frazione su calcio di punizione. Milinkleri non riesce a centrare il bersaglio grosso. La squadra del presidente Brocco cresce. Scambio in verticale Olcese, Esposito. Sfera che arriva a Cercellutti, ma la sua bordata viene disinnescata in due tempi da Prudente. Sempre l'11 di Mauro si fa più pericoloso. Esposito arma il destro. Prudente con un colpo di reni smanaccia in corner. Gli sforzi vengono premiati al 68esimo su calcio d'angolo. Cercelluti incoccia la sfera e batte l'estremo avversario. L'Aprilia non ci sta. Olivera conclude, pallone che schizza sul terreno di gioco, ma Mercorelli è reattivo a deviare in corner. Siali vicinissimi al gol dell'1-2 con il neo entrato Laghigna che da due passi spara alto. Nel finale, Pineto in 10 per l'espulsione per doppio giro di Capitan Pepe. Non succede più nulla. Il Pineto pareggia per 1-1 contro l'Aprilia. Bicchiere mezzo pieno, ma contemporaneamente mezzo vuoto per i teramani. Penso di aver incontrato fino adesso la squadra che mi ha impressionato di più. E noi abbiamo comunque creato, perché poi anche all'ultimo abbiamo tirato 2 volte, 3 volte in porta. Una volta Quaglietti all'ultimo col sinistro, il tiro incrociato di Succi col sinistro, la conclusione di Laghigna. Comunque abbiamo calciato in porta. E niente, quindi si lavora, si lavora. Sono contento, anche se poi dopo a noi ci servono punti per risalire. E oggi poteva essere un'occasione, anche se poi dopo, per quello che si è visto in campo e per la qualità del gioco che ha espresso poi il Pineto, per il forcing che ha fatto nel secondo tempo, soprattutto nella fase centrale del secondo tempo, il risultato potrebbe essere anche giusto. Se vado a vedere le occasioni, potevamo essere un po' più cinici. Vabbè, questo fa piacere perché magari è stata data una lettura, diciamo, giusta alla partita, perché non era facile. Dopo 5 minuti prendi un gol e in quel modo è chiaro, a livello psicologico la squadra ha accusato il colpo, è inevitabile. Però ha avuto un grande carattere, una grande rabbia, soprattutto nella seconda frazione, e a imporre il proprio gioco, e a quel punto pensavo che ce la facessimo a ribaltare il risultato. Peccato, siamo sempre qui a discutere che non arriva la vittoria, però la prestazione è stata una prestazione importante, nonostante tante problematiche. Sapete che un po' abbiamo perso qualche pezzo, qualche altro deve arrivare, stiamo cercando un attimo l'equilibrio giusto, però queste prestazioni mi fanno sperare.